La dinamica nel fagotto dipende da due fattori, la pressione e la qualità dell'aria. Per suonare forte dovremo dare meno pressione e più aria, e per suonare piano dovremo dare più pressione e meno aria. Per sviluppare un migliore controllo della pressione dell'aria possiamo fare questi due semplici esercizi, le note lunghe e l'esercizio del diaframma, entrambi illustrati nel video dell'intonazione. Ricordiamoci inoltre che la qualità del nostro suono dipende dall'imboccatura, per cui non dovremmo mai stringere troppo le labbra, altrimenti il suono salirà, non stringere, né stringere troppo poco, altrimenti non produrremmo nessun suono, non stringere. È importante dire che nella musica classica ci è sempre richiesto di avere un suono bello ed elegante, mentre nella musica contemporanea ci può venire richiesto un suono più aggressivo, con l'unico obiettivo di produrre un certo effetto dinamico estremo, non stringere. Ci vuole tempo e pazienza per sviluppare un ampio e cursus dinamico. Ovviamente questa capacità cambia da musicista a musicista, nonché dal tipo di strumento. Non stringere.